un'agenda per la Sardegna e per le zone interne, nuove prospettive di sviluppo che passano per la fine dell'assistenzialismo e la valorizzazione dei punti forti dell'isola, dalla cultura all'archeologia, con la creazione di un brand riconoscibile in tutto il mondo, poi continuità territoriale da risolvere favorendo la concorrenza tra armatori e aerolinee, l'istituzione della zona franca. Sono questi alcuni punti del programma che il Premier Mario Monti, fondatore di Scelta Civica, ha illustrato nei giorni scorsi a Cagliari, al fine di presentare nei territori la proposta del movimento. Scelta Civica ha convocato a Nuoro una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti i candidati alla Camera Pierpaolo Vargiu, Franco Meloni, Gesino Beccari e Franco Mula. All'appuntamento sono intervenuti anche l'assessore regionale al turismo Luigi Crisponi e gli esponenti regionali e locali dei riformatori. Nel corso dell'incontro è stata ribadita con forza la serietà del programma di Monti, che non vuole fare promesse ma atti concreti. Tra quelli citati da Vargiu, la risoluzione dell'avvertenza entrate che il governo ha inserito nella legge di stabilità e che porterà finalmente, dopo tante promesse, a maggiori risorse nell'isola. L'attenuazione del patto di stabilità per i piccoli comuni sardi, l'appoggio all'istituzione della zona franca. Impegno poi sui temi della riconversione industriale delle aree in crisi con le relative bonifiche e attenzione alle politiche dell'istruzione. Qual è la posizione di Scelta Civica per il futuro della nazione? La posizione di Scelta Civica è l'invito a sostenere il Presidente del Consiglio, Professor Mario Monti, credendo nella autorevolezza, nella serietà e nel prestigio internazionale in Europa del Professor Monti, che oggi sono la miglior certificazione del fatto che l'Italia si salva se noi cambiamo davvero e se invece di fare promesse inutili agli italiani diciamo la verità, e sulla verità chiediamo aiuto affidandoci a serietà, competenza e capacità.